Stefano dice tutto bene. Mi fa strano ritornare su ETS. Ma ne, io non giocavo più col volante da un bel po', E un cartello ce lo siamo già portati a casa. No, più che altro sai cosa mi fa strano? Che ormai sono abituato a usare il pad per giocare a GTA, quindi fare movimenti lenti come quelli che fai su ETS mi fa tanto strano. Beh, anch'io col volante non sono pratico. Vabbè, io ho la mano fissa sul cambio, anche se ce l'ho sul cambio automatico. Però vabbè, quello è un altro discorso. Michele, andiamo a 500 metri. La mano fissa sul cambio per... Sì. Ciao Luna. Momento, ti parte quella voglia di tenere giù tutto l'acceleratore come faccio da solo o su GTA col pad. Però non si può. Robby, c'è Starina, Ci sta? C'è Starina, c'è scritto sopra il cartello. Rina. C'è scritto c'è Starina, tutto attaccato. Ma non dove? So che... Forse è della prostata. No, da quest'ora non penso. Cioè, magari fa un altro controllo della prostata con altri attrezzi, però non penso. Allora. Andiamo Michele. Raga, mi raccomando, chi è in convoglio, vi ricordo che noi non seguiamo le strade del navigatore, per cui non seguite la lettera vicini, dice il navigatore e venite dietro a noi. State vicini e non seguite il navigatore che vi perdete, ragazzi. E poi è un casino. Ad esempio Bana già si è perso. Vai muri a secco. Quelli della Clarkson Farm. Con Herald che li fa su e fino alla fine della prima stagione tu non sai effettivamente che cazzo dice quello lì. Ciao Marcelli. Ma dopo si è capito. No, perché al finale della prima stagione, quando fanno diciamo le conclusioni, sta macchina accelerasse, però pare di guidare una realtà con i deficienti che non vanno. Federico. No, praticamente Jeremy fa. Vabbè. Poi tu vieni su col il trattore con me, che mi dai una mano a agganciare il coltivatore, no? Dice a come cazzo si chiama? Che Caleb. E il tipo lì gli fa: ma tu non dovevi andare a una festa a Londra? Roby si è incollato con la macchina della polizia. A posto. Cos'è che aveva detto? Sì, vabbè. E fino a quel momento tu effettivamente non sai quello che dice. Poi ti parte anche da ridere, perché quando era sulla trebbia Jeremy diceva ma io non sto capendo niente di quello che dice. Io stavo per superarlo, ma non mi rendo conto era lui, perché c'è una figlia che copre il nome. No, Robby, non supera adesso. No, scusate, colpa mia, avevo la mappa aperta, non avevo visto che ho tagliato la strada. No, grazie, Wolf, no. Non volevo interrompere Federico che parlava. Grazie, ciao pazzo, ciao Marco. Mia mamma ogni tanto è testimone, perché magari torno dal lavoro. La chiamo, gli dico: guarda, sto tornando adesso, così non provare a mangiare. Ogni tanto mi sente che dice sto coglio che non accelera. Mamma sì, no, mia. Infatti poi a una certa arrivo di fianco al terzista e gli dico: guarda, sono qui, quindi sì. Prepara. Grazie, chi è che ha mandato io non so cosa stia succedendo lì dietro, ma ho visto Diego schizzare in avanti e mo si è bloccato, non so che è successo. Devo esplorare la zona qua. Io voglio solo ringraziare invece chi ha mandato Mayday, ma non me lo dice. Non me lo dice. Grazie, Tribuccio che manda scrotino. Posso sapere Diego se sta bene, se è vivo? Diego, tutto a posto? Ti dobbiamo aspettare? Per me è beccato lo sparo. Ma grazie Trebbia. Mi sa che c'è morto Diego, Trebbia. Mi sto fermando, Mi sa che è morto Diego, Trebbia. Porca miseria. Che bella sta strada, che corsia di emergenza larga. Porca miseria. Che noi occupiamo abusivamente. Porca miseria. Che è successo, Diego? Dici sotto sopra. Dicci la dinamica, Diego. Dicci comandato il dinamicazzo. Dicci. Pronto? Te l'ha scritto, Roby. Te l'ha scritto. Sì, ma quella è l'effetto, non è la dinamica. Eh?
Allora, l'effetto è vado al bagno, la dinamica è ho mangiato lattosio. Ma capito? Che cazzo se ne frega? Capito? Sono al 100% dei danni. Addio, rollo pure breve Diego. Ma grazie. Cioè, non l'ha fatto Roby prendendo la macchina. Grazie Diego. E ditemi, qual è l'officina più vicina? Dove ah, Diego, Diego, stamma sentì. Noi ora ci avviamo. Se tu guardi la mappa, per andare verso Graz c'è una strada che c'è scritto 1 in un quadrato blu. Se tu prendi quella, poi ci ricongiungiamo dopo, perché noi prendiamo una strada più lunga. Per cui al massimo ci aspetti alla fine di quella e ci incontriamo là. Capito, Die? Io no. Benissimo. Occhio perché, c'è, occhio perché c'è, c'è anche la A1. Non è la A1, è la 1 punto. Punto bianca. No, non, so, non sono due modelli di Fiat. Punto bianca parcheggiato sotto casa abusivamente. Allora. Ciao Lupetto! Qui c'è un gattino che come che fa il gattino? Ma c'è un topone sulla caciotta che pare una giovane marmotta. Ma te ne stronzo! Ave lupo in galleria comunque. Ave lupo, comus tomum. Io prevedo un casino questa autocisterna. Ave lupum, come stamum. Abemus lupum. Ma perché? Noi facim con volium. Sì. Ti vedo sulla mappa. No, ma stasera guido bene, non prevedo appuntamenti. No, vabbè, c'ho ha beccato tre cartelli, due macchine, una della polizia, tra l'altro. No, che ma perché c'ho avuto un attimo uno svarione difensivo. Sì, uno svarione. Insegni mica che quando c'è. Dove cazzo sto andando? Sto guidando storto. Che c'è l'avvisore storto come lui? No, no, non stavo proprio guardando lo schermo, è quello il problema. Perché tu calcola che il tablet ce l'ho molto a sinistra, infatti stavo guardando lui. Ciao Tony, ciao JD Farmer! Robby, quanti paletti hai salvato? Ma non. Sto guidando bene. Ne ha già portati a casa due. No, dai, Lupo, sto guidando bene. Sì, due macchine ha preso. Ha sfiorato un camion prima, questo l'abbiamo rischiato. Grazie, come grazie. È nel best moment che nella farm di Mirko hai detto buona sega. Ma quelli sono piccoli. Ma sega poi intendeva sega Master System. E poi ti è passato di fianco Michele a 200 all'ora con la raccoglitrice. Un suono di bip bip. Mimi. Federico, mi fai un po' della tua memoria? Scusate, mi ha partito. È sufficiente, è sufficiente. Sì, ma questo se deve andare lì. Senti, Ho visto. Cioè, il tuo rimorchio era proprio dentro la cabina di Roby, però vabbè. Ciao Ale. Vi ricordo che lì avanti c'è un'uscita, non vorrei che dopo la prendete in quel posto. Infatti il camion sta per uscire. Non così. Hai presente quella cosa che tu hai fatto, che gli hai schivato la cabina? Ecco, lui l'ha fatto, però quei camion del traffico. E il traffico, no, anche la macchina in mezzo non l'ha presa proprio bene. Anche questo camion qua non l'ha presa benissimo. C'è la cabina storta che deve sganciare e agganciare il rimorchio. A posto. Tutto a posto, ho risolto il problema. Namo Sampi! Ho un daffo cesso, l'ho superato. Non te sta preoccupare di questi, Namo Sampi! Ma sì, Sampi, non hai visto nulla! Namo Sampi, namo con me, seguimi e li recuperiamo. Sì, sì. Bello che Michele non sia minimamente formato. Ma no, ma c'è, perché è tutto buggato. Grazie, Tony. Ho visto. Cioè, il volante è come se ha fatto subito così a sinistra. Ecco, tagliato. Grazie, Tony, che ha mandato Mayday a Flowing Flow. E ancora non ho capito chi l'ha mandata prima, che non l'ha scritto. Però grazie. A
altro che su quando facevate la league. Vi mando le clip. A proposito, grazie a chi clippa, che questo è tutto materiale da Best Moment. Esatto. Grazie Tribbia che manda scrutino a qualcuno di voi, grazie. Perfetto, levategli il vino. C'è qualcuno dietro che mi è arrivato a cannone. Però non è Roby. Ho capito perché non è Roby. Occhio alla distanza di sicurezza, eh. Sì, ma ho capito perché dietro non è Roby. Ma è cacciato il cibo. Perché si è capotato male e in più gli è crashato il gioco. Ha crashato il gioco. Sto messo per il retarder io. Ha crashato il gioco. Com'è possibile che è crashato il gioco? Perché? Probabilmente hai preso una botta così forte. Perché? Che pure il gioco è morto. Porca miseria. Allora sei deficiente. Con questo abbiamo dillo, sono deficiente. E arrivederci. Vedo se riesco a fare una foto con Michele. Porca miseria. Porca miseria. Grazie Trebbia. Sole. Non me ne ero accorto. Beh, mo andiamo un po' lentamente, così poi Diego ci raggiunge, perché tanto è inutile che... Sì, beh, tanto adesso come minimo bisogna aspettare Roby, poi... Comunque sto camion c'ha la manovrabilità delle auto storiche su QRC, non si controlla. Tu hai preso il 4 assi, forse può essere quello. Sì. Non si controlla, guarda, guarda che il 4 assi è molto, molto... fa molta fatica a fare le curve, a sterzare, perché... infatti tocca modificarla, mo. Intanto Diego è arrivato praticamente. Sì, sì. Lui c'ha difficoltà. Ma poi perché c'hai il camion? Ah no, è quello dei trasporti eccezionali. Infatti dicevo perché giusto, è grigio. Sì, 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 vai, sì. Vai. Ma dov'è Sapei? Abbiamo la live in ritardo. Ciao, è dietro di noi. Ciao, cos'è chi sta? Quindi io dietro non c'ho nessuno. Posso andare tranquillo, non devo farmi seguire da nessuno. Allora, no, hai Diego molto indietro, ma tanto va bene. Hai Diego, ma Diego è capace di non perdersi. Diego, quindi... vieni dietro a me. Diego, dammi la mano e affidati. Affidati Diego, a me, guarda, Diego. Guarda che fra un po' troverai uno svincolo. Rimani su questa strada e non ascoltare. Non seguire per Zagabria. Bravo, dimmi le prime cose, amore mio. Non era per te, era con Diego. Era perché? Per evitare che prendesse la strada che avevi preso tu. Perché io più chiudo e apro e chiudo la minimappa, più Michele si sposta avanti. No. E io sono freno a mano, quindi non vado indietro. Ma sai io cosa faccio? A volte mi sposto leggermente avanti perché così mi apre la minimappa su schermo. Ma non stiamo a Napoli. Quello è Pozzuoli, quella laggiù. Ma non stiamo a Napoli! Allora, che spettacolo. Mica che ci stanno brutte curve a U, doppia U. Sì, sì, io sto sorpassando. Beh, sì. Frena. Io sto superando, quindi nel dubbio non freno un cazzo. Frena a mano, questa è da frena a mano. Vai, tanto non c'è nessuno. Grazie Tony, che ha mandato Soralellina. Sì, sì, tira il freno a mano in curva in discesa con un camion, vai. Sì, sì, no, non so neanche se te lo fa tirare un camion reale. So, sai. Guarda, io ho provato con la mia Y a sollevarlo leggermente, suona l'allarme, quindi non so neanche se il camion ti permette di... Cioè, camion nuovi, quelli vecchi, vabbè, non lo so. L'unico che c'è adesso è Trebiuccio che ci può rispondere. Anche perché, Trebiuccio c'ha il camion come il mio e di Michele adesso in questo momento, cioè... La cabina è quella, quindi lui c'ha la levetta così. No, mi sa che quello che c'ha in questi giorni, che ho visto un po' di foto, era il modello vecchio. No, mi sembrava quello nuovo dal volante tutto, però... Ah, no, è vero, boh, non lo so, non è vero. Vabbè che anche lo Scania vecchio c'ha la leva, quello lì. Ma che castello! Robby, però se non mi tiri sulla polvere nel tornante... Non lo so, Trebbia, stavano a dire qualcosa dei camionisti, ma non ho capito. Siamo a Senju. A Senju. Ma non è giapponese, Senji? Senji.
No, non lo so. Aine Saito Tua Samano. Sono giapponese. Che cazzo di strada è questa? Ho guardato in tempo quanti chilometri mancavano. Erano 4:15. Che bello, raga. Guarda, vedi Napoli e poi muori. No. Ma non è Napoli. Dai, hanno fatto copia e incolla, lo vedi? Ma che cosa? Con la zona di del sud, del corso. È un fiordo, credo che siamo in Croazia. Sì, probabile. Ma dai. Prova a pensare. Si vede che tutti questi paesini. Partenoni. E tutti questi. Se tutti questi paesini fossero segnati sulla mappa, prova a pensare quanto complicato sarebbe trovare le strade. Porca miseria. Via la Lone Wolf che abita da quelle parti. Chi è? Guarda, quella laggiù è casa di Lone Wolf, si vede. Ma chi cazzo se ne frega? Allora. A volte io non c'è. No, so io che su sta strada, tra l'altro, mandare le... non è l'ideale. Però va, che bella stradina abbiamo trovato. Che cosa? C'è l'auto veloce. E vabbè, lo buttiamo giù. Federino, non dire niente che ho paura dove vai a parare. Io stavo proprio andando lì. Bravo. Allora. Se vuoi prendere una motosega. No, noi ci dissociamo così, assolutamente. Così l'algoritmo non capisce di chi parliamo. Noi ci dissociamo categoricamente. L'ha fatto cut? Infatti stavo dire, dice, fateli accoppiare. Fateli scoppiare. Ah. Ho letto un abisso. E non hai letto neanche la S. E nemmeno la I. Hai messo una davanti a caso. Diego, prossimo svincolo a destra. Come? Passiamo di qua? Ah no. Non l'avevo segnato. No, perché io ho messo. Non so che cazzo di strada ho messo. O trebbia, Ah, ok. Sì. Si può tirare il freno a mano in marcia, però poi. GIF 66. Grazie, trebbia. Credo che implode qualcosa. Diciamo, non è una buona ideal, giusto, trebbia? No. Ma standard quella che fai Cessi? No, quella trebbia. Ah. Allora, io adesso ho deciso di parlare così. No, per piacere. Michele, prima stavo leggendo su Instagram un articolo che sembra che in America c'è stato un boom di vendite dei bidet, perché da quando c'è stato il lockdown e non si trovava la carta igienica hanno scoperto l'utilità, ecco, di lavarsi il buco nel culo. È incredibile sta cosa. E pensa che su House Flipper 2 mi sa che il bidet non c'è. È possibile. Ma penso neanche nell'uno. Le vendite nel giro di 3 anni sono aumentate del 90%. Ciao Simone, siamo in Bosnia, credo. In Croazia, credo. In Croazia. Credo. Chi è che ha inventato il bidet francese, giusto? In teoria sì, poi non l'hanno più usato. Perché pure su sto cazzo di gioco non mettono le frecce in rotonda che non si capisce quando devono uscire? Perché rispecchiano la realtà. Ecco, però pensare, i francesi non lo usano. Robby, che c'hai bisogno di un'officina? Perché siamo qua, eh? Magari, un po' d'officina e un po' di benzina. E il problema è che... Era là indietro il gasolio. Però io vedo... Ah, ok, niente, dai, va. C'è una rotonda più avanti, se vuoi tornare indietro. Vabbè, no, dai, no, c'è arrivo. No. Sì, tanto si schianta. Ma sì, ma che bella zona industriale. Eccola qua sulla benzina. Un altro distributore. Vabbè, tu calcola che c'era una vacca che era proprio magra, no, ho detto. Allora, mi fate senti, c'è una parolina di Brandy da mette. Arrivo. Cioè? Sì, no, è vero, ci dice che il bidet è stato inventato per le per le signorine allegre. Le persone di facili costumi. Esatto. Ah! Ma qua non c'è l'officina per Robby? Non penso sia un'officina. È un concessionario della marca. Vedi, è un segno che devo prendere il manuale, che in realtà ho già.
No, io me voglio modificare le assi, gli assi me le devo. Robby, guarda che noi non siamo di là, per cui io mi fermerei forse te. Scusa. Effettivamente abbiamo due Scania, dei rimorchi abnormi e noi giriamo dentro un concessionario piccolo. No, ci sono i paletti. Ma scusa amore mio, ma tu passi di qui, aspetto, sì. Sì, 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 aspetta. Sì, sì. Cioè io volevo fare il giro tondo, però. Sì, questo che è? Ma che minchia state facendo lì? Esatto, giro di là. Federico! No, in realtà potevi uscire a. No, non lo so, potevi uscire. Uè, Federico! Sei andato a fare lì! Dai, ma faccia per i là dove ci sono stradine nascoste. E infatti. Infatti qua dietro ce n'è una, dietro il capannone, ci sono delle frecce. Sì, infatti. Oh, Tribbia! Vedi, oh. Piersi mi sa che non. Non so. Aspetta, vediamo se. Vediamo se me la fa esplorare. Vabbè, poi ci dà congetto. No, non ti dà niente, mica. Andiamo, parto. Nisba non è una strada, vuoi, cioè. Vuoi un rallento di lavanda per oddio, fumare la camina? Oddio, che bella la lavanda, aia. Ecco, non ho esplorato la zona per dormire, vaffa. Ecco, bana, linguaggio. Dove stanno i ragazzini? Vabbè. Lo so, prendi, ma il bot l'ha sospesa lo stesso. Io taglio. Dove avete girato? A sinistra? Sì. Ciampei ha, anche lui ha tagliato su parte il traffico come stavo per fare io. Meno male che non ero più avanti, se no. A posto. Un Iveco. Robby, hai visto chi c'è sta? C'è sta Rina. Raga, guardate il cartello, c'è sta Rina. Un secondo, se vai riuscire a superarti. Sei Peter. Sì, ce la manto. No, Trebbia mi sta pugnà. Mi sta prendendo a pugni. Grazie, ma Trebbia, così mi rompi tutto il monitor qui. Come si chiama, Michè? Questo dove c'è le lancette? Il cruscotto. Il cruscotto. Il quadro. Il quadro. Trebbia, mi rompi il quadro. Il quadruccio. Immagino Roby all'esame della patente della serie Le spie. Dove le vedi? Su nei coso film, lì. Nel film della guerra fredda. Sì. Oppure. Allora, sulla strada stanno attraversando. Allora, io ho una signora anziana e un bambino. Cosa premi? Io ho un ricordo. Ma allora, il bambino di la vita davanti. Premerei la signora anziana. Allora. No, il freno devi pigiare. Io ho un ricordo del giorno degli esami scritti. Allora, della patente? Sì, sì, che mi ricordo che c'era una domanda che diceva questo cartello è. Si usa per questo e questo, oltre che questo. Non mi era chiaro il senso della frase. Io alzai la mano, c'era un fregnetto lì, come si chiama? Un direttore tecnico, come si chiama? Ma tu l'hai fatta cartacea ai tempi? Sì. Un commissario tecnico, come si chiama? Vabbè. Un commissario, sì. Vabbè, c'era uno lì, gli ho detto, mi scusi, posso fare una domanda? Quello mi dice, dica. Dico, cosa significa oltre che? E mi ricordo che mi disse... E farò finta di non aver sentito. Questo è il ricordo che ho io. E infatti l'ho sbagliata. Ne ho sbagliate due. Non mi ricordo quante ne potevo sbagliare. Forse quattro? Tre, quattro. Ne ho sbagliate due. Che io ho fatto la teoria della patente quando ho fatto la patente della moto, la A1. Perché poi con la macchina andava bene. Non sono riuscito a rifarla. A parte che non mi ricordavo il mio codice fiscale, non capivo se era uno 0 o una O, perché le fanno tutti grandi uguali, fammelo diverso. Va bene. Per questo, per questa ragione in informatica lo 0 si fa con la, si fa sbarrato per distinguere dalla O. Appunto. E non riuscendo mai. A parte quello, io l'ho fatto al computer, ho fatto quello. Poi invece su quello che mi ha fatto venire un altro ricordo delle scuole superiori, c'era sto professore di zootecnia, colui dire che facevamo poco era troppo. Alla certa abbiamo fatto una verifica, no? E c'era una domanda che non, nessuno capiva.
E glielo chiedevamo e lui come risposta dava: Robby, quello non è la strada ma è l'erba. Ah, così ti diceva quello. Il professore. No, diceva: è presente l'autobus inglese a due piani? Ecco, non c'entra niente. Tu immagina la mia quantità di parole che gli dicevo, e che cazzo vuol dire? Io facevo un professore di geografia che quando gli chiedevamo durante un compito, gli chiedevamo: professore, che vuol dire? Cosa dobbiamo rispondere a questa domanda? E che ne so, aprite il libro e guardate. Ma come? Mi ho fatto ridere, siamo Mila, Robby va a Prati, non Pamela. Ciao Pamelona! Intanto piove. Esatto, ma perché infatti su questa strada qua anche l'altra volta che passavo mi sa che doveva. Poi vabbè, è una cosa... l'officina per Robby. È una cosa di base, dopo tot che sei dentro basta piove. Ragazzi, chi ha bisogno dell'officina venga, eh. Anzi, tu vai all'officina, vabbè sì, vado anch'io per esplorare. Io l'ho già fatta tempo fa, da qua mi ricordo che ci hanno passati un milione di volte. Robby, non seguire a me, vai dall'altra parte che c'è l'officina più grande. Quale officine? Ma due perché quello è concessionario, questo. Senti, officine. Ma allora posso togliere pure gli assi? Sì. Sì. Guarda che probabilmente ti cambierà la verniciatura e tutto quanto. Vabbè, le rimette. Tanto so che la pone fa mezzo da un lato e non configura l'altra metà. Figa la skin di Sanpei. Infatti quella che ti ho detto prima del Giappone. Non ho visto. Quando siamo partiti che ho detto: bella la skin di Sanpei. Infatti stavi parlando, non m'hai cagato. Stavo configurando il camion, non ho visto. Eri lì di fianco a me. Stavo vedendo. Ma c'ero io sul trigger dell'officina, no tu? E stavo vedendo la mappa, non l'ho visto. Mimi. Perché c'hai la skin ok. No, mi ha tolto la... Ma va, non te l'ha detto Michele, no? Come hai rilevato il cambio di contenuti? Infatti, si è bloccato io il gioco. Ti ho visto che di fianco a me sei andato in retro. Giuro, io non c'è niente. Adesso mi dice nessuna connessione. Michele, non lo so, c'è la scritta gialla. Ma è crashato il gioco! No, è crashato Michele ed è partita la partita. No, Michele, sei crashata! Sei crashata. Vabbè, stavo facendo il camion per te. Ragazzi, dai, che mo rientriamo. Mo rientriamo e... Io infatti ho visto Michele di fianco a me. Poi è andato tutto in retro di colpo. Che ho detto, ma che retro strana sta facendo? Dai, mo rientriamo. Ciao Mirchetto, buonasera, come stai? Potevi almeno mettergli i parafanghi sopra dietro, Io vedo. Ah no, ecco, siamo di nuovo dentro.